Vučić è un personaggio politico molto interessante perché ha fatto un passaggio di arcobaleno da un nazionalista dell'estrema destra durante gli anni 90, molto vicino a Milošević, era ministro dell'informazione sotto Milošević, e poi nel mezzo degli anni 2000, precisamente nel 2008, ha deciso di completamente cambiare direzione. Direi ha capito che non avrebbe possibilità di vincere elezioni se non era pro-europeo. Mantiene una chiara direzione pro-occidentale, ha rapporti vicinissimi con la Germania e con la cancelliera Merkel. E la Serbia ha avuto come esempio una posizione molto positiva durante tutta la crisi dei rifugiati e della migrazione, ha dato un contributo molto significativo alla soluzione di questa crisi. E dunque i Balcani occidentali, amo dire, erano di fatti membri dell'Unione Europea su questa questione particolare. La Serbia è un candidato all'Unione Europea, ha aperto un numero di capitoli, le negoziati continuano e quello che è molto importante è che la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è un elemento molto importante perché è una condizione perché la Serbia avanzi. L'altro paese, Montenegro, che è più avanzato, è anche candidato, e l'Albania speriamo comincerà a negoziare. Dunque è importante dal punto di vista della regione e della stabilità della regione, che vuol dire anche la stabilità del sud-est europeo. I risultati delle elezioni presidenziali confermano la direzione pro-europea, pro-Unione Europea, pro-occidentale direi, perché il primo ministro che adesso diventa presidente è stato molto chiaro che la Serbia, per lei, per la Serbia, questo è veramente il punto focale, il punto importantissimo, ritenendo allo stesso tempo buone relazioni, come ha detto lui stesso, con la Russia e la Cina.